A vedere. Molto bene, Sally. Ora apri quella scatola porta gioielli e da un'occhiata. La tiara di Belinda! Avevi ragione, Sandrino. Maxine probabilmente ha portato via la tiara di Belinda per errore. Evviva Sandrino! Il mistero è svelato grazie al genio. Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Missione compiuta! Il segnale del rubino fantasma si è indebolito molto! Ora l'arma migliore del dottore dovrebbe essere bloccata! I Sonic ci hanno fornito un'ottima occasione! Non possiamo sprecarla così! Questo è il momento che aspettavamo! È ora di saldare il conto! Ora che il rubino fantasma non ci minaccia più, potremo schiacciare quella testa d'uovo di Eggman! Sì, ma non dovresti fare i conti senza l'oste! Rouge ha ragione! Eggman e Infinite sono ancora nei paraggi! Non possiamo abbassare la guardia! Facciamo in modo di andare a casa tutti interi, ok? Ok, va bene. Rimbocchiamoci le maniche. Il nostro obiettivo è Eggman alla torre centrale. Venite tutti qui con me. Accarezziamolo e facciamogli capire che gli vogliamo tutti bene. Sì. Un intero esercito si va a contenere. Oh no, ma sono tantissimi. Aspetta, Sonic. Possiamo resistere. Le truppe di Eggman lanciano bombe come coriandoli! Non possiamo continuare così! È tutto in campo! E non per i miei fuochi d'artificio che vede! Sonic! Tails! Questo stabilimento chimico ha un'aria familiare! Come si fa a dimenticare un odore del genere? E quell'acqua rosa, non so perché, mi rende nervoso! È vero, Tails! Io ho continui déjà vu in questo posto. Grazie per l'aiuto, non che ne avessi bisogno, ma è bello riavere il mio santuario. Guardati per bene, Sonic. Dottor Eggman! Questa è l'ultima volta che ti osservi prima che io ti chiuda gli occhi. Per sempre! Un altro Sonic? Cosa? Ehi, un attimo! Le truppe di Eggman lanciano bombe come coriandoli! Non possiamo continuare così! È tutto in campo! Un giorno, a Teletabilandia, i piccoli Teletubbies giocavano a Pronti ai posti via. Giochiamo a Pronti ai posti via! Ciao! Un giorno, a Teletabilandia, Dipsy e Lala mangiavano un Tabby Toast.
Un giorno a Teletabilandia, Tinky Winky ricordava la neve. C'è decisamente qualcosa che non va. Le truppe di Eggman lanciano bombe come coriandoli. Non possiamo continuare così. È tutto in campo. E non se ne può vedere di ciò che viene. Tutte queste cose stanno scomparendo? C'è qualcosa che le accomuna tutte. Che altro può fare Felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Che cos'è? Non mi piace aspettare. Su, ora a sinistra. Vai un po' più su. Bene così? Ben fatto. Bene, corpo di mille balene. Hanno risolto il puzzle. È un granchio. Wow. Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio Borneo. Addio mangrovie. Come va? Questo posto mi era mancato. Cos'è successo, Sonic? Siete spariti all'improvviso. Il nulla più assoluto. Davvero? E ora annientiamo Eggman. Li abbiamo messi alle corde. Se le nostre forze manterranno il vantaggio, presto avremo tutto sotto controllo. Ti porterai tutto con me. Non può essere! È impossibile uscire dallo spazio nullo del rovino fantasma! Se fossi stato solo, forse, ma il mio amico mi ha dato una mano. Una cosa che non puoi capire, dato che tu non hai amici. Non ha alcuna importanza! Perché il dottor Eggman riderà per ultimo lo stesso! Forse avrebbe più amici se non parlasse più di se stesso in terza persona, no? Ci resta
meno di un'ora prima dell'avvio del piano di Eggman. Non c'è più tempo. Dobbiamo entrare subito nella fortezza. Sì, certo. È la nostra ultima occasione per riportare la pace nel mondo. Ma alla fine della battaglia dovremo separarci da Sonic. Cioè, da questo Sonic, vero? Sì, quando il rubino fantasma sarà distrutto, Sonic tornerà alla sua dimensione. Grazie di tutto, Sonic. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per noi. Rimandate le smancerie a dopo. Non è ancora finita. La battaglia ci aspetta. Esatto, è la nostra ultima possibilità. Diamoci dentro. Andiamo! Un giorno a Teletabilandia, Lala aveva voglia di un Tabby Toast. Lala ha voglia di Tabby Toast, sì, sì, sì. Guardatemi! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh. Daisy è una foca perfetta! Battiamo le mani anche noi, amici miei! Siete nella vostra boozona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre. Via! Applaudite, applaudite, applaudite! Forte le vostre mani, battete! Dovete fare molto rumore, così capiranno che è l'ora di rientrare a scuola. Amici, coraggio! Applaudite con me. Applaudite in alto. Applaudite in basso. Così potranno tutti rientrare a scuola! Oh. Le bottiglie verdi! Il sapone verde! Fai vernice! Tutto verde! Dipingiamo con il verde! Coliamo il verde! Sì, tiriamo il verde! La scodella verde! Adesso dipingiamo il verde! Già! Facciamo un prato verde! Ok! Le mani verdi! Lo specchio verde! Limone! Banana! Stivali gialli! Entra nel Tempio del Serpente! È qui che è nascosta la gemma preziosa! Ma attento! Se hai gli occhi rossi, non muoverti! Solo quando sono verdi, vai e prendi la gemma! Ma occhio! Se il serpente ti scopre, ti attaccherà! Il tesoro del serpente! Grandi giochi! E ora? Il giorno! E là cosa dovrò fare, Tata? Dovrò scegliere la più grossa! E ora? Il giorno! Topolino! Topolino! Chiamata per la casa di Topolino! Ci sei, Topolino? Ciao, Topolino terrestre! Caspiterina! C'è qui Topolino marziano! Oh. Sapete fare poi? Coraggio, amici, ballate! Ballo meraviglioso, amici miei! Ciao, ciao, lucciole! Eh?
la musica. Un flauto senza sosta. Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta. La ballerina sulle punte. Non è chiusa. Andiamo, facciamoci restituire il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. La ballerina sulle punte! È proprio un'ottima ballerina! Ha bisogno della musica di Zichiti per poter danzare! Il mio grillo! Ehi! Non credo che voglia ridartelo! Se solo avessimo qualcos'altro che suonasse per lei, in modo da farla danzare! Non posso ascoltare il tuo flauto ora, Daisy! Sto tentando di pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il flauto senza sosta! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Oh! Il mio grillo Zichiti! Ballerina sulle punte danzò per sempre felice e contenta. Sei soddisfatto, Daisy? Sì. Daisy adora ballare al suono della musica del grillo Zichiti. Ci siamo davvero dati molto da fare oggi, amici miei. Abbiamo salvato il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. No? Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Amici miei, e ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione. Ad arrivare alla porta. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle. È un pesce stella. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto. Ragazzi,
ragazzi! Questo posto è pieno di fantasmi! Scheletrino è terrorizzato! Vede fantasmi dappertutto! Aiutiamolo! La pistola segna i punti! Chi caccia più fantasmi vince! Aiuto! Aia! Occhio al fantasma! È Mega Blee! Distribuito da... Grandi Giochi! Questa volta li semineremo! Dobbiamo attraversare quella cascata! Questa volta li semineremo! Dobbiamo attraversare quella cascata! E ora? Uova di aquila! Accidenti! Deve essere dimagrita! E ora? La sera! Cosa ne dite di questi disegni? Non sembrano delle foto? Shh, Barba, stai zitto! Lolita dorme! Ha bisogno di riposo per riprendersi dalle forti emozioni che ha avuto oggi! L'altro giorno stavamo facendo colazione quando Croco ci sfreccia davanti e ruba i nostri Coco Pops! Un salto e parto all'inseguimento! E in men che non si dica... mando a rotoli il suo piano! Salvando i nostri Coco Pops! Gioco divertenti, i Coco Pops! Dalla nuova saga Transformers, ecco la rampa di lancio di Optimus Prime! Carica i tuoi Transformers e via! Guarda che loop! Giri della morte! I Transformers prendono il volo per distruggere i Decepticon! La rampa di lancio di Optimus Prime, solo da... Grandi Giochi! Transformers, il potente Optimus Prime, lo spettacolare Bumblebee! Il potere dei Transformers è nelle tue mani con i radiocomandi Nico Transformers. Potenti azioni radiocomandate e il veicolo si trasforma in robot! Transformers Nico, solo da... Grandi Giochi! Boo, sei con noi! Ciao amici, lui è Daisy e io sono Boo, il mago! Siete pronti a partire? Amici miei, che bello che siete qui! Guardate! Qualcuno ha acconciato l'uccellino azzurro facendogli una strana pettinatura. E date un'occhiata lì! Daisy, sei stato pulito e spazzolato e adesso sei lindo e pinto! Sei stato acconciato anche tu! Ah? Ah! Qualcuno lo ha fatto mentre dormivo! A quanto pare c'è qualcuno che se ne va in giro ad acconciare tutti. Ma chi? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozona. La bozona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto. Create la vostra bozona. Ci siamo quasi. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate!
Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Boo! Che cosa mi dite? A dire il vero, mago, pensavamo che fossi tu a dirci chi è stato. Non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno se n'è andato in giro ad acconciare. Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto. Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere. Ah, sì, lo immaginavo. È stato lo strambo acconciatore. Lo strambo acconcia che? Lo strambo acconciatore, tutti i cuccioli in modi strani acconcia. Ogni cucciolo che squittisce, miagola, abbaia o nitrisce. Cuccioli che camminano, volano, nuotano o strisciano. Non si fermerà finché acconciati non li avrà. Vuoi dire che lo strambo acconciatore acconcerà tutti i cuccioli che esistono al mondo? Temo proprio di sì, Boo. Ma non tutti vogliono che i propri cuccioli siano acconciati. O i loro draghetti verdi. C'è soltanto una cosa da fare. Dobbiamo trovare quello strambo acconciatore e impedirgli di acconciare tutti i cuccioli di animali che esistono al mondo. Per trovare lo strambo acconciatore dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! Lo strambo acconciatore! Trovate quelle tre porte e troverete lo strambo acconciatore. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene. Allora conto fino a tre. Poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare! Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è quello? Sembra un geco, Daisy! È una specie di lucertola! Ma questo ha una pettinatura stramba! È chiusa! No. Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una giraffa! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta dei gechi! Su, entriamo!
negozio di animali. Wow! Guardate questi gechi dal buffo aspetto, amici miei. Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. E guardate questi. Altri cuccioli ben acconciati. Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda, eccola lì. La porta è alla fine di questo negozio. Credo proprio che sarà super facile. Ehi, spostati, pinguino. Sembra il proprietario del negozio di animali. Perché non vuole farci passare? Benvenuti nel negozio di animali del pinguino. Lo strambo acconciatore oggi qui è stato e tutti i cuccioli in modo strambo ha acconciato, tranne i pappagallini che sono riusciti a fuggire quando la loro gabbia è riuscita ad aprire. Il proprietario ha bisogno che riportiate i pappagallini giù con delle magiche piume di tucano per volare sempre più su. Volare sempre più su con magiche piume di tucano per riportare giù i pappagallini? Ma come possiamo fare? Per riuscire a volare con le piume magiche di tucano, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per volare con le magiche piume di tucano e riportare giù i pappagallini? Un gatto che fa le fusa? Un pipistrello che batte le ali? Un elefante che marcia? Un pipistrello che batte le ali? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Ora per volare in alto con le piume magiche di tucano, dobbiamo battere, battere, battere le ali come un pipistrello! Guardate me! Sì! Daisy è un perfetto pipistrello che batte le ali! Amici miei, battiamo le ali anche noi! Siete nella vostra bozzona? Sì! Allora conto fino a tre! Poi fate come me. 1, 2, 3. Via! Muovete le braccia, amici miei! Spiegate bene le vostre ali! Battetele in su e in giù, così volerete sempre più! Se forte forte le vostre ali batterete, i pappagallini al loro posto con me riporterete! Oh oh! Mi serve altra energia! Battete le ali con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando, amici! La vostra energia sto sentendo! Pipistrellini, battete le ali! Sì! Battete ancora un altro po'! Manca un pappagallino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Sulle braccia tendiamo. E saltiamo. Sì,
Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la puffa acconciatura! Oh, che bel parco! Ma non vedo nessun... cane! Forza, Daisy! Non possiamo giocare con i cagnolini! Dobbiamo entrare in azione! Riuscite a vedere la nostra ultima porta? No. Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del parco! Forza, amici miei! Credo proprio che sarà super facile! Ehi! Spostati, per favore, babuina! Perché questa babuina non vuole farci passare? Benvenuti nel parco della babuina Dog Sitter! Adesso la babuina voi dovete aiutare, vedete? Lo strambo acconciatore i suoi cani ha voluto acconciare e come ranocchie pazze non fanno altro che saltellare. Fiocchi e coccarde di dosso si vogliono scrollare. I cagnolini acchiapperete. Se veloci correrete in avanti e poi indietro. Correre veloci in avanti e poi indietro per acchiappare i cani. Davvero uno strambo modo di muoversi. Se volete correre veloci in avanti e poi indietro per acchiappare i cani, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale. Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per correre veloci avanti e indietro e acchiappare i cani? Un pinguino che ondeggia? Un piccolo insetto che cammina? Una volpe che corre veloce? Una volpe che corre veloce? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per sfrecciare veloci avanti e indietro e acchiappare i cani, dobbiamo correre! Correre! Correre come una volpe! Guardate come corro veloce! Daisy è una perfetta volpe che corre veloce! Diventiamo volpi che corrono veloci anche noi! Siete nella vostra boozona? Super, super fantastico! Ora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre, correte! Fate passi veloci, accovacciatevi giù, girate di qua e poi di là, fermatevi e ripartite! Abbiamo preso un cane! Ottimo lavoro, amici miei! Continuate a correre! Correte, amici miei, con veloci passi da volpe! Per prendere i cagnolini, correte con me! Oh oh! Ho poca energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Correte, amici miei! Un altro cane prenderemo e alla nostra porta arriveremo! Continuate a correre! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo acchiappato tutti i cani dalla buffa acconciatura! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici! Oh, che tenero barboncino! Sembra che voglia essere acconciato da te, Daisy! Sì, così? Ecco, com'è carino così! L'acconciatura si è subito disfatta! Deve essere acconciato di nuovo! Wow! Questo deve essere un barboncino acconciami per sempre! Puoi acconciarlo e riacconciarlo, ma avrà sempre bisogno di un'acconciatura nuova! È molto raro!
Dovresti portarlo con te, Daisy. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai. La terza porta! Lo strambo acconciatore! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È arrivata l'ora di impedire allo strambo acconciatore di acconciare i cuccioli di tutto il mondo! Wow! Guardate quanti attrezzi per acconciare! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Lo strambo acconciatore! A lui sì che piace acconciare! Se solo ci fosse qualcosa che potesse acconciare per sempre in modo tale da non dover acconciare i cuccioli degli altri! Questo! Scusa, Daisy! Ora non posso acconciare il tuo barboncino acconciami per sempre! Sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il barboncino acconciami per sempre! Lo strambo acconciatore potrà acconciarlo ancora e ancora finché ne avrà voglia! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, strambo acconciatore! Guarda che cosa ho qui! E lo strambo acconciatore acconciò per sempre felice e contento. L'uccellino azzurro sembra tornato quello di sempre. Super fantastico. Daisy! Oh no! Qui abbiamo un altro strambo acconciatore. Forse è meglio dire che abbiamo uno strambo draghetto. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Siamo riusciti ad impedire allo strambo acconciatore di acconciare tutti i cuccioli del mondo. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Volete aiutarmi ancora?
Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alzi! E ora? Il giorno! E là cosa dovrò fare, Tata? Dovrò scegliere la più grossa! E ora? Il giorno. Topolino, Topolino! Chiamata per la casa di Topolino! Ci sei, Topolino? Ciao, Topolino terrestre! Caspiterina! C'è qui Topolino marziano! Oh. Ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la foresta pop-up! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Amici miei, la seconda porta! Guarda, un altro libro. Un libro di ricette. Chissà cosa bolle in pentola. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Oh! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Alti come una torre. In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo. Sì, presa. Grazie mille, amici. Oltrepassiamo la porta del libro delle ricette. Ops. Scusa. Questa è senza dubbio una cucina enorme. No! Oh! Una bambina sicuramente enorme. Almeno credo che sia una bambina. Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa. Wow, Daisy! Devo averti dato il telescopio perché sei stato bravo a fare i lunghi passi. Che cosa vedi? Tante, tante boh. Davvero? Posso vedere? E io vedo tanti, tanti Daisy. Non è un telescopio, è un caleidoscopio! Un caleidoscopio che fa le copie! Vi permette di vedere tantissime copie delle cose! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La piccola copiatrice! Ah! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È ora di
impedire alla piccola copiatrice di fare copie di tutto quello che le piace. Wow! Guardate quante cose copiate! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? La piccola copiatrice! Ma se continua a fare tante copie, il mondo molto presto sarà ricoperto di tante cose... Guarda! Un pappagallo! È un bellissimo uccellino! Credete che ci siano dei pappagalli lì dentro? Coraggio, scopriamolo! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta del pappagallo! Venite con noi! Wow! Quante pappagalline! Che chiasso fanno! Oh! Adesso usciamo da questo parco giochi dei pappagallini! Voi vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Andiamo, amici miei! Venite insieme a noi! Se catturiamo Eggman, vinceremo! Scopri dove si trova, Sonic! Noi ti daremo una mano il più possibile! Bene! Cacciare Eggman è il mio hobby preferito! Lo troverò molto presto! Nuovo microfono! Ops! sicuramente così va meglio! Raccontaci che cosa hai scoperto, chi ha mangiato la macchina formaggio! Ma ecco, Cirillo! Ora ti spiego come deve essere andata. C'era una grossa impronta di denti sulla macchina della famiglia Topo. Abbiamo misurato la bocca di tutti quelli che erano sulla spiaggia, ma non ne abbiamo trovata una così grande da lasciare quel morso. Poi mi sono ricordato che il cofano della macchina del signor dottore si apriva continuamente. Perciò ho pensato che poteva essere stata proprio la sua macchina. Dici davvero, Sandrino? E combacia perfettamente! Ecco, qui c'è un pezzetto della macchina formaggio! Complimenti, Sandrino! Hai risolto anche questo mistero! Il mistero è svelato grazie al genio di Sandrino e di tutti noi! E bene! Facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Qua ci sono caramelle per tutti, facciamo una bella festa! C'è decisamente qualcosa che non va! Signor dottore, avrei una domanda da farle, posso? Certo, Sandrina! Ha parcheggiato sempre qui anche questa mattina? Beh, sì, perché me lo chiedi? E ricorda che auto era posteggiata proprio davanti alla sua? Aspetta, lascia che ci pensi! Oh sì, certo, adesso mi è venuto in mente. Era la macchina formaggio della famiglia Topo. Perché? Ah!
Credo di aver trovato la soluzione del mistero. Quali novità ci sono, Sandrino? Se catturiamo Eggman, vinceremo. Scopri dove si trova Sonic. Noi ti daremo una mano il più possibile. Bene, cacciare Eggman è il mio hobby preferito. Lo troverò molto presto. In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Sulle braccia tendiamo. E saltiamo. Sì, presa. Grazie, amici. Forza, oltrepassiamo la porta dell'ippopotamo. Coraggio. Quino! È davvero brillante! Un giorno a Teletabilandia, Tinky Winky ricordava la neve. Forse il problema è che nella macchina mentale c'è 5. Cosa a posto? Riuscirà ad ottenere le giuste informazioni? I bambini stanno per votare. Ecco un voto per la televisione e un voto per il calcio. Chi vincerà? Ora abbiamo una prova di ciò che ognuno dei bambini vuole. E come potete vedere, ci sono molti più voti per il calcio. Ora la maestra ha l'informazione che le serve. E quelli che volevano la TV non sono dispiaciuti, perché possono vedere da sé che ci sono più voti per il calcio. Gli agenti vengono in aiuto. Le palle sono scomparse perché erano 4. Alla Spira Numeri piace prendere i numeri. Ora sta prendendo tutti i 4. E sta prendendo 4 cose alla volta. Neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Già. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Le cose tornino ad essere intere. Abbiamo ancora una metà di tutte queste cose. Servono 2 metà per farle tornare intere. Ci potete riuscire con l'energia mentale? Ma cosa potremmo usare? Guarda Sandrino, si sta concentrando per riuscire a risolvere questo mistero. Ah, penso di aver trovato la soluzione al nostro mistero della tiara scomparsa. Raccontaci tutto, Sandrino. Ma Cirillo, ecco cosa penso sia successo. Siamo andati alla mensa in cerca di informazioni e abbiamo trovato Belinda che indossava la tiara smarrita. Ciao, ciao. Un giorno a Teletabilandia era ora di giocare a fare finta. Fare finta! Chiamata! Qui agente 27. Qualcosa sta andando storto. Ma non per molto! Descrivici il problema. Sta accadendo qualcosa al ristorante. Un giorno a Teletabilandia appariva una cosa da molto lontano. Un agente chiede il nostro aiuto. Qui agente 16. Credo di aver individuato un problema. Ok, di che cosa si tratta? Un bambino ha un problema con la sua matita. Aspetta, lo mando sullo schermo. Visto? È molto strano. Non mi piace aspettare. Su, ora a sinistra,
Vai un po' più su. Bene così. Le cose tornino ad essere intere. Abbiamo ancora una metà di tutte queste cose. Servono due metà per farle tornare intere. Ci potete riuscire con l'energia mentale? Ma cosa potremmo usare? Neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Ecco un voto per la televisione e un voto per il calcio. Chi vincerà? Ora abbiamo una prova di ciò che ognuno dei bambini vuole. E come potete vedere, ci sono molti più voti per il calcio. Ora la maestra ha l'informazione che le serve. E quelli che volevano la TV non sono dispiaciuti, perché possono vedere da sé che ci sono più voti per il calcio. Spero che tu possa aiutarla, 4. Oh, qualcos'altro sta andando storto. Qui, agente 72, c'è un problema a scuola. Lo mando sullo schermo. La classe ha ritagliato delle forme. Ora è il momento di passare a fare qualcos'altro. E quale sarebbe il problema? Alcuni di loro dicono che vogliono giocare a calcio. Davvero un bel ballo, amici miei! Che piccolo pupazzo di neve amichevole! Penso che potrebbe essere un amico di neve amichevole per sempre. Io sono un Daisy confuso. Dovresti portarlo con te, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornare utile più tardi, sai. La terza porta! Guarda! Il polpo piagnucolante! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! Impediamo a quel polpo piagnucolante di inondare tutto il mondo con le sue lacrime. Ando. Aspetta, ascolta. Non mi troverete. Anche Zero lì fuori. Scommetto che troverò Zero per prima. Bene, diamoci da fare. Dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Agente 47, la bambina ha desiderato una spazzola più grande. Ma non ha detto di quanto la volesse più grande. Il bambino deve aver desiderato un foglio di carta più grande. Ma non ha detto di quanto lo volesse più grande. Sì, hanno ragione. Quei bambini non hanno espresso chiaramente cosa volevano. Un'altra chiamata in arrivo! Il signore delle pulizie ha problemi con la sua scopa. Informazioni? I bambini stanno per votare. Ecco un voto per la televisione e un voto per il calcio. Chi vincerà? Ora abbiamo una prova di ciò che ognuno dei bambini vuole. E come potete vedere, ci sono molti più voti per il calcio. Ora la maestra ha l'informazione che le serve. E quelli che volevano la TV non sono dispiaciuti, perché possono vedere da sé che ci sono più voti per il calcio. Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo che è rimasto un altro sacchetto di popcorn? La tavolozza. E a che cosa serve questo salvagente? Ehi, questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Invece andremo di là. L'ultimo che arriva in... 10 lettere. Yay! Mi piace cantare. E faccio parte di un coro. Un coro sono tante persone che cantano insieme. Po guardava attraverso il tubo. Tanti auguri a tutti, la gioia sia con voi. Cantori di Natale. Scendi a fiocchi, Natale giunto ormai. Bravi, buon Natale a tutti. È molto buono. Mi piace? Sì. Un po' strano. Perché questo panda non ci lascia passare? Ci sono tantissimi animali sugli alberi, sono davvero fantastici. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Devo ammettere che effettivamente è un tipo un po' strano. Io sono Zack lo Zombie! Grandi giochi! Non mi piace aspettare!
Su, ora a sinistra. Vai un po' più su. Bene così? Ben fatto! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un granchio! Wow! Un giorno, a Teletabilandia, i piccoli Teletubbies giocavano a pronti ai posti via. Giochiamo a pronti ai posti via! Che buffo! Saresti la prima asta per bandiera con occhi e cappello! Che cos'era? Sono un pappagallo, Gigo Giago! Pappagallo! È un pappagallo parlante! Allora deve avere un proprietario! Sì, ma chi sarà? Non ne ho idea! Si direbbe che... abbiamo un bel mistero tra le mani! E anche sulle spalle! Ecco il notiziario volante di Sgobbonia! Qui è il vostro Cirillo, in diretta dal parco di Sgobbonia! Raccontaci, quali sono le ultime novità del parco, Sandrino? Questo pappagallo sembra essersi perso. Io cercherò di scoprire di chi è per riportarlo a casa. Siete tutti pronti? Allora sì, comincia! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Restate con me! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Tutti insieme! Dove, come, quando? Chi lo scoprirà? Dove, come, quando? Tutti uniti! Dove, come, quando? Qual è la verità? Dove, come, quando? Tutti insieme! Chi, che, cosa? Dove, come, quando? Investigatori al lavoro! Bene, ragazzi, ricapitolando, Sandrino ha un bel mistero colorato da risolvere. Questa è la novità di oggi qui a Sgobbonia. Restate con noi per gli importanti aggiornamenti. Pistacchio è un bell'uccellino. Sentito cosa ha detto? Pistacchio è un bell'uccellino. Allora suppongo che il suo nome sia Pistacchio. È un buon inizio. Dove potrebbe vivere? L'unico posto dove ho visto... Ottimo lavoro, amici miei. Il rottino più grande del mondo, persino per una bambinona. Ce l'abbiamo fatta, amici. Abbiamo attraversato la cucina della bambinona. Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Scatenatevi, amici miei! Siete stati davvero bravi a ballare, amici! La terza porta! Lo scribacchino! Oh! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! Facciamo smettere a quello scribacchino di scarabocchiare tutti i nostri libri! Sì! Lo scribacchino, devo ammettere che è piuttosto carino. Ma cosa possiamo fare per impedirgli di scarabocchiare i libri di tutto il mondo? Se solo avessimo qualcos'altro su cui potesse scarabocchiare. Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Una cicogna! Con una buffa uniforme! Sì, è vero! Sembra un uniforme da marinaio! I marinai navigano sempre sulle navi! Vediamo se c'è qualche cicogna marinaio che naviga dietro questa porta, amici! È chiusa!
Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta della cicogna marinaio! Wow! Guarda questa grande nave, Daisy! Ha le vele e tutto il resto! Ma niente cicogne! Allora, vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Dall'altra parte del ponte! Sarà super facile! Wow! Cicogne! E sono tutte uguali! Le loro uniformi sono identiche! E marciano nello stesso identico modo! Spostatevi, per favore! Come possiamo fare per arrivare alla porta se le cicogne che marciano non ci lasciano passare? Benvenuti sulla nave dei cadetti Cicogna! A bordo, ognuno della ciurma fa parte! Sono tutti cadetti e voi lo sarete ad arte! Sì! La schiena raddrizzerete e in riga vi metterete! L'ora di addestramento alla marcia voi farete! Ogni cadetto come gli altri deve marciare! I loro lunghi passi dovrete copiare! Vi dovrete impegnare! Copiare i lunghi passi di marcia dei cadetti? Come possiamo riuscirci? Per copiare i passi di marcia delle lunghe gambe dei cadetti... dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per... Ta-da! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato il ponte degli stivali da piaggia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Ballate con me! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un pupazzo di neve! I pupazzi di neve sono divertenti! Vediamo se ce n'è qualcuno all'interno! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! Mettetevi in punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del pupazzo di neve! Da questa parte! Oh, pupazzi di neve! Che freddo! Davvero freddissimo! Infatti, è tutto ghiacciato qui! Andiamo, amici miei! Se entriamo tutti in azione, saremo al caldo! Per caso vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del lago ghiacciato! Sarà super facile e freddo! Il ghiaccio scivoloso! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come fa
facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve, fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante. È una festa invernale, i pupazzi di neve sui pattini vanno. Si stanno divertendo, ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno. Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare, piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare. Fare piccoli passetti prudenti per evitare di scivolare e cadere. Ma come possiamo fare? Per fare piccoli passetti prudenti dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per fare passetti prudenti e non scivolare e cadere? Un pipistrello che vola? Un elefante dal passo pesante? Un pinguino che ondeggia? Un pinguino che ondeggia. Ottima idea. D'accordo, amici miei. Per fare piccoli passetti prudenti sul ghiaccio dobbiamo ondeggiare, ondeggiare, ondeggiare come pinguini. Guardate come ondeggio. Daisy è un bravissimo pinguino che ondeggia. Adesso diventiamo tutti pinguini che ondeggiano. Siete sempre nella vostra bozzona? Super fantastico. Allora io conto fino a tre. E poi ondeggiate con me. Uno, due, tre. Ondeggiate! Mani sui fianchi, piedi allargati, braccia e gambe dritte. Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Siete fantastici! Ondeggiate, ondeggiate! Ma vi prego, non bighellonate! Fa' attenzione, Daisy! E anche voi, pinguini! Come me, piccoli passi da pinguino fate! Altrimenti su questo ghiaccio scivolate! Oh oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Pinguini! Ancora un po' dobbiamo ondeggiare! Se alla porta vogliamo arrivare! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato il lago dei pupazzi di neve! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Con me. Davvero un bel ballo, amici miei. Che piccolo pupazzo di neve amichevole. Penso che potrebbe essere un amico di neve amichevole per sempre. Io sono un Daisy confuso. Dovresti portarlo con te, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornare utile più tardi, sai. La terza porta! Guarda! Il polpo piagnucolante! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! Impediamo a quel polpo piagnucolante di inondare tutto il mondo con le sue lacrime. Wow! Amici miei, guardate quante pozzanghere! Pensa! Gli agenti ci vengono in aiuto! E poi sono comparsi tre cose in più. All'inizio le cose erano quattro. Il risultato della somma di questi numeri è... Forse si tratta di una sequenza! Gli agenti chiamano in soccorso! Avete indovinato, si tratta di una sequenza. Prima un oggetto è diventato due oggetti. Due sono diventati tre. Tre sono diventati quattro. Ogni volta c'è un oggetto in più. Giusto! Ogni volta uno in più. Ecco la sequenza. Può darsi, ma andrò a controllare. Stai attento. Che cosa vuoi fare, quattro? Vuole solo fare un giretto su quel treno.
idea di chi abbia ordinato quel cibo. E oltretutto, qualcuno o qualcosa ha ridotto in brandelli il menù. Spero che tu possa aiutarla, 4. Oh, qualcos'altro sta andando storto. Qui, agente 72, c'è un problema a scuola. Lo mando sullo schermo. La classe ha ritagliato delle forme. Ora è il momento di passare a fare qualcos'altro. E quale sarebbe il problema? Alcuni di loro dicono che vogliono giocare a calcio. Altri, invece, vogliono vedere la televisione. La maestra non sa se sono di più i bambini che vogliono giocare a calcio o quelli che vogliono vedere la televisione. E oltretutto i bambini sembrano molto agitati. Come mai? Sto notando qualcosa di molto strano. Sono delle bollicine. Forse sono le bollicine a rendere i bambini così agitati. Guardiamo più da vicino. Passa vicino alla stazione dei treni. Sì, potrebbe essere. Forse abita nella stazione dei treni. Però non mi sembra che lì dentro ci sia una campanella. No, però c'è una campanella proprio vicino alla stazione, al passaggio a livello. Bravissimo, Zigo Zago. Possiamo confrontare il suono del passaggio a livello con il suono che ha imparato Pistacchio. Seguiamo il treno. Peccato, il treno è appena passato. Dobbiamo aspettare il prossimo. Non manca molto. Secondo i miei calcoli, il prossimo treno dovrebbe passare tra 3 secondi. 3, 2, 1. Eccolo! Ah! No, nemmeno il passaggio a livello fa il suono che stiamo cercando. Bene, 2 campanelle da togliere dalla lista. Siamo qui per alcuni aggiornamenti sul caso del pappagallo smarrito. Dici, che cosa hai scoperto fino ad ora, Sandrino? Allora, sappiamo che il nome del pappagallo è Pistacchio e ripete il suono di una campanella. Il suono di una campanella? Esatto, proprio questo. Lo hai sentito? Lo ha appena ripetuto. Sandrino, non è stato Pistacchio a fare questo suono. Dici sul serio? Allora, se questa volta non è stato Pistacchio, forse... Quello è proprio il suono che stiamo cercando! Andiamo! Questa è la nostra esclusiva! La novità qui a Sgobbonia è che Sandrino e Zigo Zago ora sono sulle tracce di... una campanella! In ogni caso, restate con noi! Il suono della campanella è sparito! Chissà dove è andato! Un giorno, a Teletabilandia, i piccoli Teletubbies giocavano a Pronti ai posti via. E ora scommetto... Appunto... Le cose continuano a cambiare. Qualcuno è riuscito a capire in che modo cambiano? Le cose prima diventavano più lunghe. E poi diventano più corte? Le cose cambiano lunghezza. Ci sono coppie di cose che hanno la stessa lunghezza. Poi, una cosa in ogni paio cambia e non sono più della stessa lunghezza. Un giorno a Teletabilandia, Tinky Winky ricordava la neve. La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è?
Si chiama banderuola. Indica in che direzione soffia il vento. È chiusa. Ci serve la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, fino a toccare il cielo. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Coraggio, oltrepassiamo la porta della banderuola! Andiamo! Quante banderuole! Una valle intera piena di banderuole! Vedete? Mostrano che il vento sta soffiando da quella parte. Attento, Daisy! Ruotano quando il vento cambia. Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola! Credo proprio che sarà super facile, amici miei! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Un dolce orsetto in un letto! Non vedo l'ora di vedere l'orsetto, sai! Hai capito? Non vedo l'ora di vedere l'orsetto! Beh, pensavo fosse divertente! È chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta degli orsetti! Su, entriamo! Amici miei! Gli orsetti stanno dormendo! Oh, che carini! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Coraggio, amici miei! Questo sì che è un gioco divertente! Un grande orso! Credo che sia mamma orsa! Per quale motivo ci sbarra la via? Benvenuti nella cameretta degli orsetti! Questi cuccioli stanno dormendo, ve ne starete accorgendo! Si dovevano svegliare, ma il drin drin, la campanella della sveglia, ha dovuto rubare! Mamma orsa, dovete aiutare! Scuotendo i lettini li farete alzare! Se adesso i lettini scuoterete, gli orsetti sveglierete! Con questo vuoi dire che se scuotiamo i loro lettini, gli orsetti si sveglieranno? Ma in che modo possiamo farlo? Per scuotere i lettini degli orsetti, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per scuotere i lettini degli orsetti per farli svegliare? Una giraffa gigante che cammina? Una medusa che si dimena? Una scimmia che si arrampica?
qualcosa che si dimena? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Adesso per scuotere i lettini degli orsetti dobbiamo dimenarci come piccole meduse. Guarda bene come mi dimeno! Se osservo Daisy, anche a me viene voglia di dimenarmi. Forza, amici miei! Diventiamo delle piccole meduse anche noi! Siete nella vostra boozona? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me. 1, 2, 3... Questi orsetti, fate come me. Dimenatevi come fa una medusa in mare. Continuate a dimenarvi, amici miei. Il primo orsetto si è svegliato. State facendo un ottimo lavoro. Dimenatevi. Dimenate tutto il vostro corpo. Questo orsetto ha bisogno di molto movimento per riuscire a svegliarsi. Aiutatemi, amici miei. Forza, dimenatevi, meduse! Dalla testa fino ai piedi! Dimenate le vostre braccia e le vostre gambe e anche il vostro naso! Oh oh! Mi serve altra energia! Dimenatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Dimenatevi, meduse! Dimenatevi! State davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Forza, non mollate, medusine! Resta solo un orsetto da svegliare! Su, dimenatevi! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Per fortuna siamo riusciti a svegliare tutti gli orsetti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Amici miei! La seconda porta! Guarda! Un pappagallo! È un bellissimo uccellino! Credete che ci siano dei pappagalli lì dentro? Coraggio, scopriamolo! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci, come un albero, in punta di piedi, allungatevi, se ci allungheremo la chiave prenderemo, più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo, e saltiamo, sì, presa, grazie amici miei. Forza, oltrepassiamo la porta del pappagallo! Venite con noi! Wow! Quanti pappagallini! Che chiasso fanno! Oh! Adesso usciamo da questo parco giochi dei pappagallini! Voi vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Andiamo, amici miei! Venite insieme a noi! Ma perché questo pappagallo non ci lascia passare? Benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli! Al direttore della scuola serve il vostro aiuto! Ascoltate! Oggi la campanella e il direttore non può suonare! Se per caso il Drin Drin la riesce ad ascoltare, con sé la vuole portare! Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore! Così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno! Con questo vuoi dire che dobbiamo far rumore per fargli capire che è l'ora di rientrare a scuola?
Non so come fare. Fanno tanto ghiaccio. Se molto rumore volete fare e ai pappagallini far capire che è l'ora di rientrare, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per riuscire a far capire ai pappagallini che è l'ora di rientrare a scuola? Una facca che applaude? Un verme che striscia? Un gatto che fa le fusa? Una foca che applaude! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per fare rumore e far capire ai pappagallini che è l'ora di rientrare a scuola, dobbiamo applaudire, applaudire, applaudire come fanno le foche! Su, guardatemi! Oh, oh, oh! Oh, oh, Daisy è una foca perfetta! Battiamo le mani anche noi, amici miei! Siete nella vostra boozona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre... Via! Applaudite, applaudite, applaudite! Forte le vostre mani e battete! Dovete fare molto rumore, così capiranno che è l'ora di rientrare a scuola! Amici, coraggio! Applaudite con me! Applaudite in alto! Applaudite in basso! Così potranno tutti rientrare a scuola! Oh oh! Ho poca energia! Su, continuate ad applaudire! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Caspita, anche le sbarre rosse sono scomparse! Molte cose rosse sono scomparse! Le avrà prese qualcuno! Chi può essere stato? Fatemi vedere! Ah ah! Proprio come pensavo! È la rossa Rossella! La rossa Rossella? La rossa Rossella ha soltanto il colore rosso! Adora! Tutti i suoi oggetti sono rossi finora! Non vuole né verde, né giallo, né blu! È solo il rosso che le piace di più! Quindi la rossa Rossella colleziona oggetti rossi? Esatto! Ma se prende tutti gli oggetti rossi presenti nel mondo, noi non potremmo vedere mai più quel colore! Addio, camion dei pompieri! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare la rossa Rossella e riprenderci tutti i nostri oggetti rossi! Per trovare la rossa Rossella dovrete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! La rossa Rossella! Trovate quelle tre porte e troverete la rossa Rossella! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Oh, quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre. Venite tutti qui con me. Accarezziamolo e facciamogli capire che gli vogliamo tutti bene. Sì. Ottimo lavoro, amici miei. Il rottino più grande del mondo. Persino per una bambinona. Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la cucina della bambinona! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Scatenatevi, amici miei! Davvero bravi a ballare, amici! Ah! La terza porta! Lo scribacchino!
Oh! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! Facciamo smettere a quello scribacchino di scarabocchiare tutti i nostri libri! Sì! Devo ammettere che è piuttosto carino. Ma cosa possiamo fare per impedirgli di scarabocchiare i libri di tutto il mondo? Se solo avessimo qualcos'altro su cui potesse scarabocchiare. Ciao! Un giorno a Teletabilandia, Lala aveva voglia di un Tabby Toast. Lala ha voglia di Tabby Toast, sì, sì, sì. Guardatemi! Oh, oh, oh! Oh, oh, Daisy è una foca perfetta! Battiamo le mani anche noi, amici miei! Siete nella vostra boozona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre... Via! Applaudite, applaudite, applaudite! Forte le vostre mani e battete! Dovete fare molto rumore, così capiranno che è l'ora di rientrare a scuola! Amici, coraggio! Applaudite con me! Applaudite in alto! Applaudite in basso! Così potranno tutti rientrare a scuola! Oh, solo un altro pochino! Un altro giocattolo e arriviamo alla nostra prossima porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo superato tutti i giocattoli con le batterie rotte! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici! La seconda porta! Guarda! Un fuoristrada giocattolo! Daisy adora i fuoristrada giocattolo! È chiuso! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Va come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del fuoristrada! Andiamo! Da questa parte! Sembra una specie di fabbrica dove viene costruito qualcosa! Sì, ma che cosa? Non lo so proprio! Per caso vedete la nostra ultima porta? Eccola lì! Proprio dall'altra parte della fabbrica! Andiamo, amici miei! È ora di entrare in azione! Ehi, guarda, Bo! Fuoristrada giocattolo! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Benvenuti nella fabbrica di fuoristrada del Rospo! I fuoristrada dal distruttore di giocattoli sono stati distrutti, perciò la fabbrica sta lavorando velocemente in modo da rifarli tutti. La produzione di giocattoli in Rospo non vuole rallentare e per superarli veloci sopra ogni fuoristrada dovrete saltare. Saltare veloci sopra tutti questi fuoristrada? Ma che strano modo di entrare in azione! Per saltare velocemente sopra questi fuoristrada
Dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per saltare veloci sopra e fuori strada? Un pesce che nuota! Un pinguino che ondeggia! Un coniglio che salta! Un coniglio che salta? Ottima idea! D'accordo, amici miei! Per saltare veloci sopra quei fuoristrada, dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio! Guardate come salto! Sei bravissimo a saltare, Daisy! Diventiamo tutti conigli che saltano! Siete nella vostra boazzona! Super fantastico! Ora conto fino a tre! E poi fate come me! Uno, due, tre... Saltate! Pieghiamo le ginocchia! Dobbiamo saltare veloci! Così riusciremo a superare tutti fuori strada! Saltate, amici conigli! Amici miei, saltate con me e Daisy. Saltate, forza! Fate salti da coniglio, andiamo! Coraggio, amici, saltate! Non dobbiamo fermarci! Oh oh! Ho poca energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! Il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Conigli, saltate su e giù come noi. Su, accovacciatevi e poi saltate di nuovo. Amici miei, siamo vicini alla nostra porta. Vi prego, saltate, saltate solo un altro po'. Sì, ce l'abbiamo fatta, amici miei. Siamo riusciti a superare la fabbrica di fuoristrada. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Sembra che il rospo voglia regalarti un fuoristrada, Daisy! Grazie! Wow! Che giocattolo resistente! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! E molto resistente! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai! La terza porta! Il distruttore di giocattoli! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! È il momento di impedire al distruttore di giocattoli di rompere tutti i giocattoli del mondo! Wow! Guardate quanti giocattoli rotti! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Il distruttore di giocattoli! È veramente grande, rozzo e maldestro! Povero ragazzo! Tutti i giochi che tocca continuano a rompersi! Se solo ci fosse un giocattolo con cui lui potesse giocare e che non si rompesse mai! Questo, questo! Insieme a noi! Ma perché questo pappagallo non ci lascia passare? Benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli!
Al direttore della scuola serve il vostro aiuto. Ascoltate, oggi la campanella e il direttore non può suonare. Se per caso il Drin Drin la riesce ad ascoltare, con sé la vuole portare. Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore, così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno. Con questo vuoi dire che dobbiamo far rumore per fargli capire che è l'ora di rientrare a scuola? Non so come fare. Fanno tanto ghiaccio. Se molto rumore volete fare e ai pappagallini far capire che è l'ora di rientrare, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per riuscire a far capire ai pappagallini che è l'ora di rientrare a scuola? Una facca che applaude? Un verme che striscia? Un gatto che fa le fusa? Una foca che applaude! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per fare rumore e far capire ai pappagallini che è l'ora di rientrare a scuola, dobbiamo applaudire, applaudire, applaudire come fanno le foche! Su, guardatemi! Oh, oh, oh! Oh, oh! Daisy è una foca perfetta! Battiamo le mani anche noi, amici miei! Siete nella vostra boozona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre. Via! Applaudite, applaudite, applaudite! Forte le vostre mani, battete! Dovete fare molto rumore, così capiranno che è l'ora di rientrare a scuola! Amici, coraggio! Applaudite con me! Applaudite in alto. Applaudite in basso. Così potranno tutti rientrare a scuola. Oh oh! Ho poca energia. Su, continuate ad applaudire. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate.